Abbiamo una foto da mostrare a José Mourinho, così pensa già al futuro. Vediamo la foto se possibile. È una foto del passato di José Mourinho. Eccolo qua, allenatore e vice allenatore dei tempi del Barcellona. La finale di Madrid. Si affronteranno, si affronteranno a Madrid. Lui merita. Merita perché anche lui in questa città qua ha fatto un lavoro fantastico e gli è uscito senza rispetto. E dopo ha fatto un traietto spettacolare in Olanda con una squadra piccolina, arriva al Bayern e finale di Champions, finale di Coppa e primo in campionato. È un grande uomo, un grande allenatore e sono molto molto felice che lui è in questa finale. Forse è il rivale ideale per questa Champions? No, mi sembra un avversario fortissimo, veramente. Però ideale proprio da questo punto di vista. Che lui? Un rivale ideale, cioè il miglior avversario che si potesse trovare per tanti motivi, soprattutto per il fatto che vi conoscete. È un avversario che io bacio prima della partita e bacio dopo la partita. Non interessa chi vince, lo bacio sicuramente, lo abbraccio perché 3 anni insieme, non solo il mio ex capo, un amico. Però è un grande allenatore, prepara molto bene le partite, ha una squadra fortissima, ha una squadra con tanta qualità, che ha avuto una semifinale completamente diversa della nostra, una semifinale che ieri sembrava quasi una passeggiata. Però anche loro come noi giocano in Coppa, giocano in campionato, andranno fino alla fine come noi in tutta questa lotta. Non è una squadra che può iniziare domani a preparare la finale di Champions, è una squadra che deve andare fino alla fine. Senti, anche a nome di tutti i cardiopatici, ma che ti sei inventato oggi? Di che? Che cosa ti sei inventato oggi con questa squadra difensiva? Sembrava una squadra già approvata alla PlayStation. Noi eravamo una squadra che veniva qua per vincere la partita. Purtroppo Pandev in riscaldamento o fuori? Dico la verità, senza nessun tipo di problema, non mi fido il sufficiente di Mario dal punto di vista mentale, tattico, per giocare una partita di questa dimensione, perché un'ala in questa partita doveva difendere molto bene. Faccio il cambio con Christian, la squadra ovviamente ha perso un pochino di dimensione offensiva, dopo con 10 ancora di più. Però la squadra si è adattata in un modo veramente spettacolare, come era una partita dove io non volevo la palla, perché ci sono partite dove si vuole la palla, io non volevo la palla, perché Barcellona vuole pressare la palla, se noi non abbiamo palla come possono loro pressare? Non possono pressare perché non c'è palla, la palla era palla loro, la statistica deve essere 95% di possesso palla, il famoso tiki-taka, tac-tiki, tiki-taka. Però sembrava che noi eravamo con 11 perché gli spazi erano veramente bene occupati. Quando si pensa a una partita con 10 si pensa a Giulio Cesare migliore in campo. Giulio Cesare ha fatto 2-3 parate, una parata e mezza e dopo la squadra ha soluzionato tutto il problema. Questo è possibile perché noi giochiamo zona, giochiamo con un blocco molto compatto, la squadra difende molto bene, un carattere assolutamente incredibile, eroe. Tutti loro, in campo, in panchina, in tribuna, tutti loro veramente eroi. E questa squadra merita più che nessuna arrivare a questa finale perché è stato un traietto assolutamente incredibile. Permettimi questa ultima affermazione. Hanno detto che l'Inter ha preso Mourinho per andare in Champions League e vincere la Champions League. Non è vero, io ripeto che non è vero. L'anno scorso io ho detto che non è vero. Non perché sono stato eliminato, perché non è vero. Io sono venuto qua per fare il mio lavoro, per lavorare al massimo come sempre, per dare qualcosa di me alla squadra. L'ho fatto l'anno scorso, l'ho fatto quest'anno. L'anno scorso quando siamo stati eliminati, invece di fare un dramma, abbiamo fatto tante domande a noi stessi, abbiamo risposto alle domande, abbiamo trovato le soluzioni tutti insieme. E dopo tu vedi che questa squadra di oggi aveva 6 giocatori che non stavano qua l'anno scorso, è una squadra fatta di nuovo e veramente la mia educazione è un'educazione che mi dice la che ho ricevuto, l'educazione che diamo ai figli è l'educazione di non essere mai soddisfatto con i problemi degli altri, essere soddisfatto con la nostra vera gioia. Con il nostro vero successo, mai con il problema degli altri. Però
quelli dell'UEFA mo ci cacciano. Però è così, è così. Di chi è questo successo? Qualcuno che è di là, che in questo momento chissà pensa perché non è di qua. Grazie.